Grande casa di Giacobbe, padre di Giuseppe, fu tutta in agitazione per l'arrivo inaspettato degli sposi e per la notizia che stava per nascere un bambino. Le donne di casa accolsero con gioia Maria e la sistemarono su un comodo pagliericcio in un angolo riparato della stalla. Era scesa ormai la notte. E fuori il villaggio di Betlemme era sprofondato nel buio. Nella casa, invece, la luce calda delle lampade rischiarava i locali e nella sala principale, il catalima, i numerosi componenti della famiglia consumavano in allegria la cena, seguita dal lieto conversare con Giuseppe, che da anni mancava e aveva tante cose da raccontare. Quando si fece tardi, tutti andarono a riposare e solo due donne rimasero con Maria per aiutarla nel momento delicato e splendido del parto. Giuseppe rimase in attesa, sveglio sul suo giaciglio, pregava e pensava. Pregava e aspettava. Poco dopo la mezzanotte, una delle donne che era con Maria uscì dalla stalla con viso raggiante e andò di corsa da Giuseppe per dargli la bella notizia. È nato Giuseppe, è nato, è un maschietto, bellissimo. È andato tutto bene? Sì, Giuseppe, è andato tutto benissimo. Maria era tranquilla e il parto è stato rapido e facile. Sembra quasi che la mamma non abbia sentito i dolori. È stata una nascita straordinaria. Intorno c'era un silenzio meraviglioso. Anche gli animali erano svegli e attenti, quasi desiderosi di assistere ad un evento importante. Noi eravamo tese e preoccupate, mentre Maria, sorridente, ci parlava sottovoce di cose sorprendenti. È un dono di Dio, diceva, è opera del Signore, è la sua bontà infinita che viene a visitare il mondo. È il figlio di Dio. Cara Rachele, è davvero un mistero quello che sta succedendo. È qualcosa di straordinario che ci ha sorpreso, ci ha coinvolto e ci sta cambiando la vita. Non ho ancora capito che cosa stia succedendo, ma ho tanti segni che mi dicono è qualcosa di davvero grande. Raccontami, dai, dimmi qualcos'altro. Appena è nato, il bambino ha pianto subito, con tutta la voce che aveva in corpo. Ma era un pianto bello, liberatorio, segno che stava bene, era forte e aveva tanta voglia di vivere. Poi lo abbiamo frizionato col sale e l'abbiamo lavato, come si fa di solito in questi casi. La mamma si era portata tutto il necessario, un bel corredino pronto. Così l'abbiamo asciugato, poi fasciato bene, perché fa freddo. E sai dove l'abbiamo messo? Nella mangiatoia. Ti sembrerà un posto strano. Invece è proprio adatto, perché c'è il soffice del fieno e la sponda gli impedisce di cadere. Nella mangiatoia si mette il cibo da mangiare. Hai ragione, Giuseppe. E quel bambino è così bello che verrebbe voglia di mangiarselo.
E la mamma come sta? Benissimo, è un fiore. Sdraiata e serena, sembra proprio una regina. Fra lei e il bambino, con il loro sorriso beato, hanno trasformato la stalla in una reggia e quella grotta sembra più nobile di un palazzo. Che notte splendida abbiamo vissuto. Posso entrare? Vai pure, Giuseppe, vai e contempla lo spettacolo. Thank you.